Cari ragazzi e care ragazze, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi parleremo della fioritura sinfonica del secondo Ottocento e in particolar modo di Johannes Brahms. Innanzitutto è giusto fare una piccola contestualizzazione storica su quello che in Europa stava avvenendo nella seconda metà dell'Ottocento. Ovviamente l'influsso del grandissimo compositore Richard Wagner, tanto in ambito operistico quanto in ambito sinfonico, era ormai del tutto assodata. Frattanto, però, oltre alla produzione musicale appunto così impregnata di wagnerismo, assistiamo al fenomeno dello sviluppo dell'aspetto critico e storico della musica, ovvero sia di tutti quegli ambiti che oggi noi racchiudiamo all'interno del grande calderone della musicologia, un calderone scientifico abbastanza vario, che proprio alla fine dell'Ottocento nasce e si formalizza davvero. Sebbene infatti la definizione di musicologia sia dovuta a Guido Adler, appunto alla fine dell'Ottocento, permane nella storiografia ovviamente un certo biografismo monumentale, ovvero sia il concentrarsi molto sugli eventi della vita degli autori che diventano dei monumenti delle culture nazionali. Ovviamente la musicologia contemporanea rispetto a questo atteggiamento ottocentesco ha fatto grandissimi passi avanti, grazie ovviamente all'opera di Karl Dalaus, che ci ha finalmente distaccati da questo atteggiamento di biografismo monumentale per condurci verso un'analisi storiografica decisamente più seria. Nasce anche la critica musicale, moltissimi musicisti del pieno romanticismo e del tardo romanticismo saranno anche critici, come ad esempio Robert Schumann, per fare uno dei nomi più importanti, più blasonati, e nascono una serie di società concertistiche che resistono alcune fino ai giorni nostri e che ovviamente appoggiano il compositore ormai divenuto libero professionista e lo sostengono nella sua produzione artistica. In questo contesto, nasce, cresce e produce uno dei compositori più importanti del tardo Ottocento, ovvero sia Johannes Brahms. Brahms, infatti, era nato nel 1833, per cui raggiunge la maturità a metà dell'Ottocento, appunto negli anni 50 dell'Ottocento, vivrà fino al 1897, per cui la sua produzione, appunto, si colloca in questo periodo che noi definiamo tardo romantico. Di Brahms si è detto molto. Brahms è un conservatore? Sicuramente in parte lo è, tanto che la sua prima sinfonia, arrivata in età matura, quando lui era già grande, è detta la decima sinfonia in continuità con i grandi modelli beethoveniani, da cui evidentemente Brahms trae ispirazione. Per cui sì, è giusto dire che Brahms in parte è un conservatore. Però è anche vero, d'altro canto, che uno dei suoi più cari amici e critico, che abbiamo già citato, appunto Schumann, lo definisce il compositore del futuro in un articolo a lui dedicato. E addirittura Schoenberg, che è il padre della grande rivoluzione del Novecento, della dodecafonia, si riferì in un suo scritto a Brahms come Brahms the Progressive, cioè Brahms il progressista, proprio perché all'interno del linguaggio brahmsiano, tessute dentro le trame del sinfonismo beethoveniano e dell'eroismo beethoveniano, si trovano numerosi elementi di novità e di innovazione del linguaggio. All'inizio della sua carriera, Brahms si mostra sicuramente molto vicino al classicismo viennese. Dal classicismo viennese, infatti, eredita una certa ricercatezza per il dettaglio, oltre ovviamente all'abitudine di far scaturire la composizione da un unico gesto, da un unico nucleo tematico. Questa pratica dell'economia compositiva così cara al classicismo arriva a Brahms ovviamente attraverso Beethoven all'interno della triade solare del classicismo, sicuramente l'abbiamo già detto, è Beethoven il punto di riferimento. Brahms però, prima di approcciare il sinfonismo, la sinfonia, questa forma così complessa appunto che erediterà da Beethoven, attraversa tutta una prima fase della sua carriera concentrata sulla musica da camera. Sembra strano, infatti, partire per una lezione sul sinfonismo del secondo Ottocento dalla musica da camera, ma tant'è, così è. Brahms, per
produce moltissima musica da camera, di tutti i tipi, scrive tantissimi lieder, questo in linea con l'ambiente in cui vive, l'ambiente austriaco e tedesco, scrive 200 lieder circa, che sono un numero abbastanza importante, uno dei cicli più famosi che compone, si intitola La Bella Magellona. Compone dei brani per pianoforte. Brahms era un pianista di una certa importanza e di grande virtuosismo. Scrive tanti brani per pianoforte. Uno dei più noti, probabilmente, è la raccolta delle danze ungheresi. Scrive soprattutto per ensemble misti di archi e per ensemble di fiati. Questa scrittura, in particolar modo per questi piccoli ensemble di strumenti a fiato e ad arco, si ritroverà poi nel suo modo di scrivere le sinfonie. Questa influenza della musica da camera può essere facilmente percepita nell'ascolto delle sinfonie che Brahms ci ha lasciato. Vi dicevo prima, arriva in età matura a scrivere delle sinfonie, ne scrive poche, ne compone soltanto 4, che sono però dei grandi monumenti della musica tardo-ottocentesca. In esse vediamo appunto forti legami col classicismo di Beethoven. Brahms decide di mantenere la suddivisione in 4 movimenti, molto tipica appunto di Beethoven, piuttosto che abbracciare quella 5, così ispirata, diciamo, da Berlioz. Decide anche di non fare alcun ricorso all'extra musicale. Di questa faccenda dell'extra musicale abbiamo discusso in un nostro precedente incontro dedicato al poema sinfonico. Se andate a risentire quella chiacchierata, vi accorgerete di come era nella seconda metà dell'Ottocento era decisamente sentita la questione se la musica dovesse riferirsi a qualcos'altro o parlare solo di se stessa. Brahms sta dalla parte di quelli che pensano che la musica parli di se stessa attraverso i suoni, senza nessun riferimento extra musicale. In questo senso Brahms fu uno abbastanza integralista su questa posizione. L'influenza, vi dicevo, della musica da camera in Brahms è abbastanza percettibile, soprattutto a livello di orchestrazione. L'orchestra di Brahms è un'orchestra continuamente alternata fra momenti cameristici e momenti invece di insieme, di ripieno, con una particolare predilezione per strumenti fino a questo punto più o meno negletti, come i clarinetti, valorizzati soprattutto da Mozart durante il classicismo, ma per il resto strumenti di riempimento, e soprattutto i corni, che davvero durante il classicismo erano stati strumenti di solo riempimento, dediti ai pedali, lunghe, a note lunghe, tenute per appunto riempire, per fare pasta al centro dell'orchestra, grazie a Brahms finalmente cominciano a trovare una certa emancipazione. Emancipazione che nel corso dell'Ottocento e alla fine dell'Ottocento poi troverà grandissimo riscontro nei compositori appunto austriaci più tardi, che prendono questa idea di indipendenza dei corni, degli ottoni, da Brahms e la portano all'estremo. Mi riferisco per esempio a Mahler o Bruckner. Da Beethoven Brahms prende sicuramente anche, lo dicevamo, per la musica da camera, vale anche e soprattutto per le sinfonie, l'idea di utilizzare un unico nucleo tematico che viene elaborato di continuo, sviluppato di continuo fino all'estremo. Sicuramente potrete godere tutte queste caratteristiche delle quali vi accenno nel sinfonismo di Brahms, ascoltando la prima sinfonia di Brahms, quella che viene soprannominata la decima sinfonia, proprio perché è una sinfonia decisamente in continuità col pensiero beethoveniano. Ne potete ascoltare una versione a questo link e la troverete ovviamente, come sempre, sotto la i fra le schede. Se abbiamo identificato Brahms come eroe della musica assoluta, cioè quella musica sinfonica che parla solo di se stessa, non fa ricorso a nessun altro elemento extramusicale, possiamo fare il discorso esattamente opposto per quanto riguarda la musica francese contemporanea a Brahms. I francesi, infatti, hanno sempre preferito appoggiarsi a un extramusicale. La scuola sinfonica francese, invece, è figlia di Berlioz. Vero è che Berlioz, a sua volta, si considerava un figlio di Beethoven e quindi la filiazione dal grande genio di Bonn vi è comunque, ma è un albero genealogico più complesso che passa attraverso Berlioz, passa attraverso la musica a programma e il poema sinfonico.
e porta verso appunto il tardo Ottocento francese, dove l'extra musicale è sempre presente. Vi dicevo prima, così come in Austria vengono fondati i Wiener Philharmoniker, una società appunto dedita alla produzione musicale che resiste tutt'oggi, anche la Francia ha la sua società nazionale per la musica, che si occupa della produzione del materiale sinfonico, della produzione, della realizzazione del materiale sinfonico nella seconda metà dell'Ottocento. Fra gli artisti che hanno contribuito a questa fioritura sinfonica del tardo romanticismo francese, possiamo ricordare in questa sede sicuramente César Franck, come anche Camille Saint-Saëns. Una menzione a parte merita forse Gabriel Fauré, che oltre alla produzione sinfonica ha dato ampio respiro anche alla produzione da camera, in particolar modo a quella dedicata al pianoforte e voce. Ne abbiamo già parlato in un nostro precedente incontro, appunto dedicato a questo genere di repertorio. Questa mentalità francese, questa mentalità legata all'extra musicale, influenzerà in parte anche la musica del tardo romanticismo russo. Anche della scuola nazionale russa abbiamo già discusso in un nostro precedente incontro, ma è vero anche che rispetto a quello che ci siamo raccontati in quell'occasione, la Russia possiede un'altra faccia, quella appunto legata all'orchestrazione secondo il gusto francese, il cui esponente più importante è sicuramente Piotr Ilyich Tchaikovsky. Tchaikovsky ha appunto, si è intriso nella sua cultura moscovita piuttosto che pietroburghese, si è intriso di linguaggio francese, di gusto francese per l'orchestrazione, inserendo di rado e comunque in maniera abbastanza sottile il materiale popolare della sua terra. Ovviamente grazie a Tchaikovsky che noi abbiamo in questo periodo una grande fioritura anche del balletto, balletto che farà scuola sia in Russia, e questo lo sappiamo bene anche durante poi i primi anni del Novecento, e soprattutto poi, visto questa liaison tra la cultura francese e quella moscovita, anche in Francia di conseguenza, con grandi artisti anche in ambito francese. Il tardo romanticismo vede però anche la fioritura della sinfonia fuori da questi paesi che hanno sempre rappresentato centro di cultura, ecco, un certo polo di attrazione culturale, l'Austria-Germania, insomma la Francia, in parte l'Italia, che avrà anch'essa una certa fioritura sinfonica tardo ottocentesca e primo novecentesca legata ad autori, anche questi molto vicini a Wagner, e con un certo gusto per la riscoperta della musica antica, penso per esempio come estremo protagonista a Ottorino Respighi. Dicevo, a parte questi paesi che sono da sempre poli della cultura, il tardo Ottocento vede l'esplosione di paesi finora relegati a ruoli discretamente provinciali. Se non si può fare questo discorso tout court per l'Inghilterra, che pure ha visto momenti di splendore, e che nel tardo Ottocento ci restituisce compositori del calibro di Edward Elgar, possiamo fare invece questo discorso per paesi davvero assenti dalle nostre chiacchierate finora, come i paesi scandinavi, che ci restituiscono ottimi compositori come Grieg, del quale abbiamo già discusso, o Jean Sibelius, e per i paesi dell'est che cominciano, dell'est ma non la Russia, ecco, dei paesi dell'est vicino, i Balcani, la zona della Boemia e così via, che ci danno dei compositori molto importanti sia dal punto di vista musicale, compositivo, sia dal punto di vista teorico. A questi anni, infatti, possiamo rapportare l'opera di autori come Antonín Dvořák, che proprio dalla zona della Boemia proveniva, e che inseriscono nel loro repertorio elementi forti del folklore locale. Grazie a questo rinnovato interesse sia per delle scuole nazionali in generale, quella russa di cui abbiamo parlato, ma tutte queste scuole nazionali e di autori come Dvořák, si aprirà la strada al recupero del materiale popolare, che diventerà riflessione su questo materiale popolare e voglia, curiosità di sperimentare su questo materiale popolare, che aprirà poi la strada
ai grandi e primi rivoluzionari del Novecento, che sono Zoltán Kodály e Béla Bartók. Dvořák, fra questi, ha avuto sicuramente un stile cosmopolita, uno stile che da Brahms sicuramente deriva, con fortissime influenze popolari, non solo influenze popolari del suo paese, quindi della sua musica popolare, che si possono ascoltare in bellissimi brani da camera, ma anche influenze popolari di altri paesi nei quali Dvořák ha vissuto e lavorato, che in qualche modo lo hanno influenzato. Penso, per esempio, alle musiche americane. Da queste musiche Dvořák ha tratto ispirazione per una delle sue sinfonie più famose, la Sinfonia del Nuovo Mondo, che potrete ascoltare a questo link, oppure, come sempre, fra le schede sotto la i. Bene, nella speranza di non avervi annoiato, ma al contempo di essere stato sufficientemente esaustivo, voi sapete che io sono sempre a disposizione per approfondimenti, scrivetemi nei commenti sotto il video per qualsiasi vostra perplessità, dubbio, o se avete delle richieste anche in privato, nel canale troverete i nostri riferimenti Facebook, la nostra mail. Quindi rimango a disposizione e vi saluto dandovi appuntamento al prossimo episodio. Grazie.